Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Ma fermi tutti! C'è un nuovo tastino, è in basso a destra. Wow, chi ce l'ha messo? C'è scritto iscriviti. E se lo cliccate? Cosa potrebbe succedere? Cliccatelo, la vostra vita potrebbe cambiare per sempre. Potreste scoprire qualcosa di meraviglioso oppure no, però non lo saprete mai se non lo fate. Quindi andate lì, col ditino, con il mouse, se usate quello, in basso a destra, cliccare su quel tastino che vedete in sovraimpressione. Ce n'è un'immagine, ovviamente non dovete cliccare sull'immagine, dovete cliccare sul tasto vero e proprio dentro l'app. Allora, ve l'avevo promesso nello scorso video, sono tornato in fumetteria, c'ero andato 2 giorni prima, non era ancora uscita la Celebration Edition Tamagotchi Connection. Questo jingle è odioso, mi rimane in testa da tipo sempre. E vabbè, mi fa ridere un sacco. Comunque, è uscita la Celebration Edition di One Piece numero 100. Vi avevo promesso che l'avremmo vista insieme, quindi sono tornato in fumetteria per prenderla. E intanto era già uscita un sacco di altra roba, quindi ho deciso di farci un video. E vediamo tutto super rapidamente dopo la sigla! PS, su Instagram trovate appunto la foto dei penultimi acquisti a questo punto, e se vi interessa possiamo riproporre questa rubrica a cadenza irregolarissima ogni volta che tipo vado in fumetteria, tanto faccio spesa, e magari anziché caricare solo la foto vi ci faccio anche sopra il video. Allora, eccoci qui. Come vi dicevo, io volevo solo andare a prendere One Piece, invece mi sono ritrovato con un sacco di altra roba uscita. La lasciamo rapidamente perché intanto non possiamo parlare di Dragon Ball Super, è uscito il numero 16, ma prima di arrivare a parlare di Super dovremmo parlare di un sacco di cose di Dragon Ball, quindi tenete in considerazione che è uscito e stop. La stessa cosa facciamo per Full Metal Alchemist, la Ultimate Deluxe Edition, che sta uscendo, è arrivata al numero 10 di 18. È veramente molto 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 bella, anche il formato è spettacolare, la vedremo poi quando sarà finita, tanto ormai abbiamo passato la metà. Cardcaptor Sakura, che è arrivata al terzo numero, come potete vedere dentro anche qui c'è la cartolina, ce n'è una in ogni numero e compone alla fine un disegno. Quando le avremo tutte vedremo anche questa qui e parleremo di Sakura e delle Clamp in generale, ma lo faremo in un altro video. Stessa cosa, super rushata per Ratman, che ormai sta arrivando alla fine, Ratman gigante, è uscita anche la nuova edizione di Ratman, che include in 3 box da 4 volumi l'uno, quindi sono 12 volumi, tutta la storia principale. Io intanto sto continuando a fare Ratman gigante, che esce uno al mese, al momento al costo di 3 euro, e poi a febbraio esce ogni volta il box che raccoglie i 12 numeri precedenti. Per cui appena finisce vi farò vedere anche tutto Ratman gigante. Ok, sì, sto correndo tantissimo, però in effetti non vi voglio parlare delle storie, anche di PK, perché poi faremo dei video dedicati su questo e non voglio appesantire questo video che vuole essere dedicato per lo più a One Piece. E a questo cofanetto, che in realtà è molto bello, ma lo vediamo fra un attimo, è uscito anche il numero 7, Topolino fuori serie, che raccoglie le nuove storie di PK. Qui ci sono i numeri precedenti, come potete vedere. Un nuovo eroe, Dangerdom, Eurevron, I giorni di Evron, Obsidian, I giorni di PK e La danza del ragno d'oro. Questi poi saranno racchiusi in un cofanetto che purtroppo adesso, quando sono andato in fumetteria, ancora non era uscito, e quindi aspettiamo un attimo, appena esce faremo anche un video dedicato a quello. E invece eccoci con il cofanetto Universo PK, questo è davvero davvero figo. Mi piace un sacco. L'unica pecca è il dorso, perché è stato scritto storto, diciamo, laterale. Bisogna leggerlo così. E adesso vi faccio vedere perché, vi faccio il confronto anche con l'altro cofanetto. Questo cofanetto include anche un volume, che lo vedete qui. È praticamente il crossover fra PK e Double Duck. È una figata. Lo apriamo subito. Vediamo se uso il cutter, così magari evito di fare danni. Hanno fatto un po' un casino con questi cofanetti, tanto che la fumetteria stessa non aveva la più pallida idea di cosa aspettarsi, perché non hanno fatto uscire il cofanetto singolo, mi pare di aver capito, ma comunque io avrei preso lo stesso il volume, eccolo qua, per cui va bene anche così.
Il volume da solo costa 16,90 con il cofanetto 21,90. C'è anche una bellissima card. Eccola. Ora, in realtà, se vogliamo parlare di questo volume, per me è abbastanza inutile, perché avevo questa edizione che è stra mille volte più bella, che fa parte della serie Super Deluxe di Topolino. Questo invece è normalmente della serie Disney Deluxe. Come vedete la dimensione è parecchio diversa. Anche il prezzo però è molto diverso, perché questo costa praticamente il doppio di questo. E ha una sovracopertina molto figa che si trasforma in un poster. Questa ve la faccio vedere quando arriveremo a fare il video di PK. Anzi no, questa ve la faccio vedere subito. Guarda, voglio esagerare. Questa ve la voglio far vedere subito. Ah, eccola qui. Questa è l'immagine che abbiamo visto prima, di cui hanno fatto appunto la card. Allora, questa si apre. Cercando di stare attenti a non rovinarla. Tutti i Super Deluxe hanno in realtà la sovracopertina che si trasforma in un poster. C'è anche Angus Tace, ad esempio, che vi faccio vedere poi anche quello, il numero Evroniani di PK. Ripeto, quando arriveremo a PK ve le farò vedere, perché tanto io sono un fan di PK e compro solo i numeri dedicati a PK. Eccola qui! Vediamo se riesco a tenervela aperta e se non c'è il riflesso. Comunque spero che riusciate a vederla. Ora, volete mettere il poster con questo, però sono due cose diverse, in realtà fa piacere averle entrambe. Anche la versione Super Deluxe Edition è cartonata e a livello di colori, vediamo un attimo, pagina 27, ho aperto a caso. Vabbè, non corrispondono le pagine, ok, allora un attimo che vediamo se riesco a trovare la scena giusta. Ok, pagina 25. In realtà sono molto 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 simili, naturalmente questo è un formato più grande per cui si riesce a leggere meglio ed è uno spettacolo per gli occhi. Però anche la Deluxe Edition se la cava bene. Di tutto rispetto, non noto delle grandi differenze in realtà fra le due versioni. La vera differenza la notate tra Evroniani, ma ne parleremo poi quando faremo un video dedicato, fra la versione Super Deluxe Edition di Evroniani e quella spillata originale di PK. Comunque ora mettiamo via tutto. No, l'ho messo al contrario! Che fastidio! Posso morire per una roba del genere! Perché guardavo l'interno e l'interno, ovviamente, essendo girato, risulta al contrario. Anche l'interno, cioè quando aprite, si presenta questo disegno meraviglioso rispetto a questo molto semplice, molto spartano. Questo è un numero di pregio. Fra l'altro anche il formato è estremamente grande e nelle librerie mi entra per miracolo proprio al pelo. Ok, andiamo a vedere un attimo il volume. Questi sono i volumi che andranno raccolti dentro il cofanetto. Il cofanetto appunto Universo PK e altre storie. Se guardiamo sul dorso ci sono scritti i numeri da inserire. Paperinica, la macchina del fungus, Universo PK, PK Time Crime e PK Tube. Che sono questi. Sono i numeri Disney Deluxe 26, 29, 31 e 34, perché ovviamente sulla serie Disney Deluxe vengono pubblicate anche altre storie, non solo quelle di PK, motivo per cui è anche difficile abbonarsi e metterle in casella in fumetteria, perché o ti abboni a tutta la serie o devi stare sempre sul pezzo ogni volta che esce un numero, ma questa è un'altra storia. Comunque queste sono le copertine, ve le faccio vedere. Universo PK, PK Tube, Paperinica, la macchina del fungus e Time Crime. Queste sono storie che esulano dal cofanetto. Allora, intanto le mettiamo dentro. Ecco qui, cofanetto bello compatto, rigido, con i quattro numeri dentro.
queste sono storie che esulano dalla nuova serie. Vediamo se... Mamma mia, quanto pesa! Ok. Dalla nuova serie che è questa, Paprinic New Era, che sta continuando sempre sulla collana Disney Deluxe. Vedete, questo è un cofanetto vuoto, che poi io ho riempito con tutti i numeri che sono usciti, tutti in prima edizione, ho cominciato a comprarle. Parleremo anche di questi quando arriveremo appunto a parlare di PK. La nuova serie, il seguito della serie PK2, sarebbe effettivamente PK3, saltando frittole, saltando la serie di Lanterna Verde, praticamente, di PK versione Lanterna Verde. E anche qui c'era questo cofanetto, molto bello, Paprinic New Era, con tutti i numeri dentro, che pensano un accidente, stanno continuando a uscire, quindi prima o poi uscirà anche un secondo cofanetto. E anche qui c'era, vediamo se riesco a farvelo vedere, questi sono i numeri inclusi, potere e potenza, eccoli qua. C'era l'illustrazione, veramente bella, con il nuovo costume, fra l'altro, di Paprinic, e la PK card, che sarebbe praticamente member card, sarebbe la nuova versione della P card per chi seguiva PK una volta. Il numero 1, potere e potenza, gli argini del tempo, il raggio nero, cronaca di un ritorno, il marchio di Moldrock, l'orizzonte degli eventi e droidi, con questa copertina bellissima che si rifà a Blade Runner. Attualmente trovate le ristampe, queste sono le copertine delle prime edizioni. Io non compro le ristampe, anche se le copertine sarebbero praticamente delle variant, perché sono arrivato al limite con lo spazio, non ho più lo spazio fisico dove metterle tutte queste cose, quindi non mi posso permettere di avere fumetti in doppio. È un po' un peccato, però sono veramente fighe. Vi faccio vedere anche i numeri. Il primo è Topolino Deluxe numero 2, numero 4, 7, 11, 13, 18 e 25. Ok, allora, questi sono i due cofanetti. Potete notare quello che vi stavo dicendo prima. È un peccato perché PK qui è scritto in verso, come lo vedete, senza dover inclinare la testa per leggerlo, quindi dall'alto verso il basso, qui invece da sinistra verso destra, universo PK e altre storie. E i numeri dentro sono questi. Ve li faccio vedere anche così, se ci riesco. Pesa un accidente, eccoli qui. E l'altro lato. Mamma mia! Questi vanno messi in fondo nelle librerie, sennò ti distruggono i ripiani. Ok! Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta! Mamma mia! E siamo arrivati finalmente a One Piece numero 100 Celebration Edition. Ok, eccoci qui. Dunque, il cutter l'abbiamo messo qui. E partiamo subito con l'unboxing. Cercando di evitare di far danni, quindi io direi di partire da qui. Allora, il box è estremamente stiloso, con questo doblone dorato, la scritta One Piece, il nome dell'autore scritto in dorato lucido e il box satinato, che se volete buttarlo, qui c'è scritto che potete gettarlo nella raccolta della carta. Io non so perché uno dovrebbe comprare una roba del genere per poi buttarla, ma va bene. La andiamo ad aprire insieme. Eccola qui. Dentro c'è la faccia di Luffy, io diventerò il re dei pirati. Ok, qui abbiamo una pergamena con un braccialetto con scritto One Piece Star Comics. Vedete? Che non metterò mai, però. Poi abbiamo questa pergamena che è un'illustrazione lunghissima con tutti i personaggi principali della serie.
il volume vero e proprio One Piece numero 100. Eccolo qui, non vendibile separatamente, Celebration Edition, quindi vendibile solo in questa confezione. Non facciamo spoiler all'interno. Poi abbiamo una cartolina di ringraziamenti direttamente di Eiichiro Oda. E qui c'è lo spazio per gli altri due volumetti che si possono inserire, il 98 e il 99 del Road to 100. In più c'è una cartolina che ci dice di andare su Crunchyroll a vedere la serie e basta. Pubblicità. Allora, che dire, è senza dubbio un'edizione interessante. Andiamo a vedere anche i numeri 98 e 99 che dovrebbero allinearsi al numero 100, sono questi qui, 98, 99 e 100, tutti in edizione appunto speciale. I numeri 98 e 99 li trovate ancora adesso in fumetteria. Allegati ci sono, vabbè, una cartolina che vi spiega che sta per uscire la Celebration Edition, ma niente di che. Poi ci sono i due poster che si possono unire, ve li faccio vedere. Eccoli. Ok, allora, di qua c'è scritto ritaglia questo lato e i due poster si possono unire per completare l'immagine. Poi anche nei numeri 98 e 99 c'erano le cartoline per Crunchyroll che ci dicevano di andare a vedere l'anime appunto lì e sono tutte diverse. Ora ve le faccio vedere tutte e tre. Il 98 e il 99 hanno questa sovracopertina trasparente con sotto l'immagine di tutti i personaggi in piccoli quadratini. E le immagini si possono unire per sostanzialmente fare Rufy con il cappello con i 1000 capitoli. Anche i dorsi si uniscono. Purtroppo, ecco, i dorsi di 98, 99 e 100 vicini fanno ribrezzo, perché sono gusti, però hanno voluto fare il numero 100 in questo stile tipo pergamena, che non è che sia proprio, ecco, la cosa più bella del mondo da vedere. L'hanno fatto sicuramente apposta per spezzare. Ok, scusate, chiudo un attimo perché mi sto tagliando la gola con questo coso qui. Eccoci qui. Allora, fra l'altro, questi hanno la scritta One Piece sul dorso, che è unica, non segue né la serie blu, quindi la prima serie uscita che è un po' più avanti con i numeri, né la New Edition, quella bianca. Ora vi faccio vedere qualche numero, eccoli qua, che hanno invece la scritta One Piece di questo genere. Vedete, non si allineano per niente. Ah beh, l'ho messa al contrario, scusate. Comunque non cambia molto. Non si allineano per niente. Anche se in realtà segue questa serie, perché se ci fate caso, dietro il retro della New Edition è bianco con questa striscia con dei pezzi di mappa, diciamo, colorati, e i numeri 98 e 99 riportano lo stesso stile, vedete? Ve li faccio vedere anche qui. Per cui in effetti, bene o male, si può dire che siano parte della New Edition. Il numero 100 poi hanno deciso invece di farlo completamente a mappa, come se fosse una cartina. Andiamo a vederlo senza la sovracopertina, eccolo. All'interno del numero 100 poi non trovate degli inserti particolari, mentre nel numero 99 c'è questo che è il ringraziamento. Dietro c'è la traduzione, il ringraziamento di Oda per i 1000 capitoli. Come ultima cosa andiamo ad inserire questi tre volumi nel cofanetto, nello spazio dedicato apposta.
98, 99 e 100. Voilà! Poi si può chiudere. Ed ecco che questo cofanetto conterrà tutti e tre i numeri variant per l'edizione celebrativa dei 100 volumi. Piccola nota, quando inserite un numero, poi come fate a tirarlo fuori? Qui c'è lo spazio apposta per il dito, così potete inserire il dito e tirare. Fatto veramente bene questo cofanetto. Ora io vi saluto, vi ringrazio per aver seguito questo video, se vi interessa ne farò degli altri ai prossimi acquisti, vi rinnovo l'invito a iscrivervi col pulsantino lì sotto e chissà che non succeda qualcosa davvero di meraviglioso, e noi ci vediamo a un prossimo video, ciao!